Buongiorno a tutti, amici del vostro Juventino Pazzo. Volevo farvi una domanda. Secondo voi del pareggio contro il Tottenham chi ha la colpa? I calciatori che si sono troppo addormentati sul 2-0 credendo di vincere facile? Col o colpa dell'allenatore? Ho terza ipotesi, diciamo per merito del Tottenham che ci ha creduto a questo pareggio. Io voglio una vostra ipotesi di chi è la colpa di questo 2-2 che sarà molto difficile da ribaltare a Wembley nel loro stadio, dai. Non lo so. Io certo, ci spero di vincere. Ma vabbè, un golletto di Higuain, sai, rientrerà pure Dybala. Ma comunque non è questa la cosa del giorno. Voglio sapere da voi che ne pensate e secondo voi di chi è la colpa? Di Allegri? Ma diciamo che Allegri un po' di colpa c'è da un 70% perché la partita su 2-0 tu la devi portare a casa. Forse non so, questo allenatore sarà bravo in campionato, ma è pure bravo un po' in Europa, però chi ci poteva 2 volte in finale. Però quando arrivi sempre lì siamo, quando arrivi lì in finale e la carezzi la finale, poi non c'è un cazzo a che cosa. Boh, iscrivetevi se non mi dite chi è la colpa.